Alfredo Orsenigo per Desalto. Com'è stata questa esperienza, questa collaborazione con i giovani studenti? Ma è stata un'esperienza molto positiva. Non è la prima volta che partecipiamo a eventi di questo tipo. Questa volta è stata particolarmente positiva proprio perché ci siamo imbattuti in due designer in un progetto molto concreto che da subito ha avuto un grande feeling con la filosofia di Desalto, trattandosi di un tavolo trasformabile, diciamo, e essendo Desalto un'azienda internazionalmente riconosciuta per anche tavoli allungabili, quindi diciamo che il feeling è stato immediato. La modalità di allungo, di trasformabilità è qualcosa di nuovo, innovativo, quindi l'idea ci è piaciuta subito. E la cosa più importante però è che è stato fin dall'inizio un progetto molto concreto, che è quello che noi cerchiamo in queste esperienze, perché si incontra un po' di tutto, però poi la cosa fondamentale alla fine è riuscire a fare qualcosa che si possa produrre e si possa vendere. Infatti, a proposito di questo, mi chiedevo, questo prototipo andrà poi in produzione? Ma diciamo che al momento non abbiamo ancora preso nessuna decisione definitiva. Ci piace moltissimo l'idea di fondo di questo progetto, che è potenzialmente declinabile in molte forme, in molte estetiche, quindi penso proprio che in qualche modo avrà sicuramente un proseguio. Il progetto iniziale era già adatto alla produzione o ci sono stati dei cambiamenti? Ma il progetto iniziale ha avuto subito feeling con l'azienda, ovviamente abbiamo dovuto lavorarci parecchio proprio per diminuire quel gap che c'è tra teoria universitaria e pratica aziendale. Poi soprattutto in questo caso ci sono di mezzo meccanismi dove diciamo che i primi disegni in teoria erano realizzabili, in pratica abbiamo dovuto comunque sporcarci le mani parecchio proprio per renderli ancora più concreti e dargli la possibilità di essere in un futuro prodotti.